Muori, olè, perfetto. Ci siamo chiariti. E poi, e poi lui, la pippa proprio voleva mettere in campo, quello scalzo, Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. E sì, non lo nasconderò, non mi ricordo il numero dell'episodio. Questo perché, signori miei, è da un po' che non registro, è da un po' che non uscivano episodi di questa serie. Ma, signori miei, oggi siamo qua tornati, pronti e carichi per iniziare alla grande. Comunque, mi trovo, per la precisione, all'antico sentiero. Vi avevo detto che l'avrei esplorato fuori parte e così ho fatto. Difatti ho battuto tutti gli allenatori, ho spostato tutti i massi. Ma oggi siamo in una zona molto particolare perché mi sono ricordato, signori miei, intanto sposto il cursore, che qui si può catturare Volcarona. Volcarona però sarà un Pokémon randomizzato. In realtà vi voglio fare semplicemente vedere che i Pokémon statici, che per chi non lo sapesse sono, fra virgolette, i leggendari che vediamo come sprite all'interno dell'Overworld, cambieranno il loro Pokémon. In pratica Volcarona non sarà Volcarona, ma sarà un altro Pokémon. Detto ciò, questa è la squadra che comunque ho curato prima di tornare qua, perché, cioè, dopo aver finito l'antico sentiero sono andato in un centro Pokémon e poi sono ritornato qua. E avrò anche una fune di fuga per scappare. Questi sono i livelli, tu spostati un attimino qui e direi di andare subito a scoprire che Pokémon si cela dietro Volcarona. Questo spezzone di video appunto solo per farvi vedere che questa cosa qua in teoria dovrebbe essersi randomizzata. Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie che sta andando alla grandissima, che mi state continuando a richiedere e che spero continui ad appassionarvi sempre in qualsiasi episodio. Ora Volcarona dovrebbe essere qua, scopriamo insieme che diavolo di Pokémon si cela dietro di lui. Adesso non è randomizzato e faccio una figura di merda. Attenzione, ipno incredibile, mi vuole stuprare. Livello 35 tra l'altro. Allora, il livello altissimo ovviamente, raga, io non lo catturo perché comunque non ha senso, perché è una cattura che non possiamo fare. Tra l'altro avrete visto volo di la pippa di tipo drago. Ho insegnato a lui volo se non sbaglio, e a Trottola dovrei aver insegnato a fuggire. Ok, perfetto. Ho cominciato a sì, certo, Volcarona soprattutto vola, ma proprio, cioè, immaginate un ipno che vola. E nulla, signori miei, a sto punto usciamo da questo che in realtà è il castello sepolto e utilizziamo una fune di fuga per ricontinuare la nostra avventura. Non ho sott'occhio il tempo, diciamo, da quanto sto registrando, quindi questo episodio qua potrà venire lungo eoni, io potrei non accorgermene. E nulla, come avete visto è randomizzato, quindi probabilmente quando ci troveremo davanti a Kyurem ci troveremo davanti a un Pokémon randomizzato. E quindi wow, noto un pochino di lag nell'emulatore, questo probabilmente, ragazzi, perché non sto utilizzando il PC da molto tempo. Di conseguenza magari devo un po' riprendere il ritmo quotidiano, insomma. Comunque magari adesso stop un secondo e vedo di migliorare la situa. Quindi mi curo i Pokémon anche se in realtà non ce n'è bisogno. E anzi, volevo dirvi anche che forza è di tipo roccia, se non sbaglio, insegnata a Trottola. Stop un secondo e vedo di risolvere il lag. Ok, perfetto, eccoci qua, erano le fottute pagine di Chrome aperte. Comunque siamo pronti per avviarci verso la prossima città, ma soprattutto, signori miei, verso il prossimo percorso, che vuol dire nuova cattura, signori miei. Ora, quella zona lì non si può, per ora non si può andare, ma se non sbaglio dovrebbe essere un collegamento col Monte Vite di Rafan. Eccoci qua, signori miei. Oh, se non sbaglio qua tra l'altro c'era un altro nascosto. E però cattura. Attenzione. Oddio. Oddio. È tornato. È tornato anche lui. Dalla scorsa Crazy Lock abbiamo trovato Koffing, signori. Allora vediamo di catturarlo, perché Koffing mi interessa. Si evolve al 38, quindi sarà un parto. Però comunque potrebbe tornarci utile come riserva. Grazie di Zanichelli. Sì, godo statico. Allora, facciamogli subito un comando urto. Adesso finalmente ho anche il timer sott'occhio, quindi so da quanto registro. Mega Ball, entraci, infame, brutta palla puzzolente. 1, 2, 3. Olè, perfetto, manco a dirtelo. Attenzione, in hype per il tipo. Sono tutti di tipo fottuto elettro. Io non ho parole. Comunque, alla fine di questo episodio vi farò vedere anche, diciamo, questo Pokémon come è fatto. Tra l'altro penso di arrivare alla fine di questo episodio alla cava pietra elettrica.
E mentre affrontiamo quest'altro allenatore, quello è un altro nascosto che andiamo a vedere subito. E mentre vi farò vedere la cava... No, cosa sto dicendo, raga? Volevo dirvi un'altra cosa, cosa sto dicendo? Sì, ci saranno due episodi di fila probabilmente di questa serie, perché avrei voluto portarvi Light Platinum e alternarle come mio solito, però per Light Platinum ho bisogno di tempo per allenare i Pokémon in vista della Lega, di conseguenza utilizzerò il weekend. E quindi sabato, questo video dovrebbe uscire venerdì, sabato, ossia per voi domani, uscirà un secondo video sulla Crazylock. Quindi facciamo un po' un full immersion di Crazylock. Mentre invece per domenica pensavo di portarvi un video creepy, magari una top 5 sui Pokémon più inquietanti di terza generazione, dato che ho detto che li farò di tutte le generazioni. Mannaggia a te, t'ammazzo di botte. Allora, fermi, Dragofuria, torniamo a concentrarci sul porca troia. La Pippa, non ti dimostrare tale, per piacere. Dicevo, torniamo a concentrarci sulla serie, perché altrimenti qua va a finire che perdiamo Pokémon. Siccome non ci tengo, dato che sta andando davvero bene, proprio anche a livello di non mi schiattano Pokémon, quindi vediamo di mantenere questo fottutissimo trend positivo. Comando Urto, a proposito di trend, signori, mannaggia te il tuo melo d'erba, oh. A proposito di trend, ho visto che, visto che ho caricato il video spacchettamento, probabilmente avrò ricevuto sotto quel video, ora non è ancora uscito, dovrebbe uscire fra circa un'ora e 40. Avrò ricevuto presumibilmente sotto quel video qualche commento che mi dice che sono diventato commerciale, perché so che di solito succede. In realtà non è vero, signori miei, per una volta che mi appassiono a un brand che può fare anche visual, non ci vedo nulla di male a provare a portare dei video. Insomma, c'è stato Pokémon Go e a me faceva schifo. Ci sono stati i video sulle fusioni e qua stuzzico qualcuno e non ne ho portato nessuno perché mi fan cagare. Quindi no, per una volta che mi avvicino a un trend, diciamo, a qualcosa che fa tante visual e che mi piace finalmente, non vedo perché non portarci dei video. Comunque per la 15ª volta dall'inizio di questa parte torniamo a concentrarci sulla fottuta battaglia, perché questo è uno stramontante che fa malissimo. Ma forza, ti manda giù, perfetto. Quasi livello 34 per Trottola. E allora, no, volevo vedere sto antro nascosto, anche se in teoria non possiamo farci la cattura perché gli antri nascosti sono tutti considerati come zona. Ma c'è uno strumento? Un super repellente, perfetto. Ho acquistato i repellenti max al Pokémon Market, che poi in teoria dovrei abituarmi a comprare i super repellenti perché sono più convenienti. Vediamo chi altro si poteva trovare. No, Cubone ci stava. Cubone ci stava. Vabbè che poi non avrei potuto ottenere Marowak, che alla fine, cioè, non cambia nulla perché poi i Pokémon cambiano. Però Cubone mi sarebbe piaciuto, davvero. Allora, vediamo se abbiamo qualche pozione, ma deduco di sì, ne abbiamo 7, spero che bastino. E nulla, proseguiamo, però mettiamo davanti, direi, Cynthia, dato che sono tutti al 34, no, a Trottola al 33, però vabbè, Trottola può anche stare di livelli inferiori, che tanto è fortissimo lo stesso. Ora, se vado giù di qua, deduco di tornare all'inizio, ma c'è qualche strumento... No, perfetto, ho fatto la più grande boiata del Pleistocene. Ancora tu? Tra l'altro, per ora non abbiamo Surf, non ricordo sinceramente quando si otterrà, forse... Sono abbastanza convinto che tu mi abbia sfidato prima. Ne sono abbastanza convinto. Io tecnicamente dal tuo fottuto percorso, qua ovviamente ho sbagliato mossa come se non ci fosse un domani, io dal tuo fottuto percorso non ci sono uscito, quindi tu in teoria non dovresti riaffrontarmi. Sta di fatto che mo devi morire. No, devi colpire. No. Ho già capito che in questa parte, raga, non farò nulla, cioè nulla, starò fermo, perché ci metterò troppo tempo a svegliarmi. E invece Cynthia non è come me e si sveglia prima. No, ti prego. Se fai un altro melo d'erba, ti giuro che ti stacco quelle spine una ad una, ti faccio volare ad Alola, ti faccio diventare di tipo ghiaccio metallo. Olè, poi ti sparo un braciere, vedi come stai bene poi. Whipping Bell, tipo roccia super efficace, ovviamente ci mancherebbe altro, non ho mosse di roccia. Vento argenteo. Però fa abbastanza male, semibomba, no, ok. Raga, Cynthia ha anche tanti PS, quindi ha un gran vantaggio da questo punto di vista. Un altro ventargento, per piacere, vattene. Ok, perfetto, livello 34, adesso mettiamo davanti Trottola, ragazzi. Battuto Max, che è proprio mascolino, devo dire, questo personaggio. Allora, Trottola in primo posto, devo ricordarmi di non sbattere troppo sulla tastiera, perché poi si sente dal Meteor che capta pure i gabbiani morti. Immagino che tu... Wow, non l'avrei mai detto, giura, miracoli.
Allora, dai, vediamo un po' tu che cosa hai in serbo per me. Un solo Pokémon, Strongman e uno Starly. Cioè, questo allenatore qua è la sintesi della contraddizione. C'è una donna che si chiama Strongman, che ha un uccellino di merda come Pokémon. Comunque direi di ararlo con un bel idropompa, che a regola dovrebbe mandarti proprio a casa diretto. E ciao, super efficace. Saresti morto pure con vigore, saresti morto. Livello 34 per Trottola. Comunque i livelli, raga, sono giusti, perché mi ricordo che nell'antico sentiero ho incontrato un Darkrai al livello tipo 32, come, non come selvatico, come Pokémon degli allenatori. Quindi diciamo che i livelli più o meno sono quelli. Vediamo un po' cosa hai tu. Un fottutissimo Milotic, che hai preso i Pokémon di Camilla. Allora, Trottola, vai tu, vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo cosa riusciamo a fare. Facciamo un picchiaduro così proprio dal nulla. Dio perdonalo per i suoi peccati. Rip Trottola. Qua, se questo qua comincia ad attaccare, non lo mandiamo giù, vero? Se questo qua comincia ad attaccare, è finita. Siete consapevoli voi, raga, vero? Ok, speriamo che riesca ad attaccare Psicoraggio. Se è fisica, ce l'ho nel culo. Ok, no, non ci crederò mai. Guardalo che si colpisce adesso al full fisso, è ovvio. Era scontato come poche cose al mondo. Allora, fermi, switchiamo. Switchiamo e mandiamo un po' con un full vita che regge qualsiasi cosa. E cioè, identikit perfetto di La Pippa, che è, sta diventando un semidio praticamente. Hashtag La Pippa Divina. No, doppio team, no, fai schifo però. Perché io non ho mosse che non possono fallire? Adesso... E mo? Comando urto provo. No, cioè, sei proprio... sei proprio un cancro allucinante, muori, ti prego. E regge pure. No, non faccio le altre mosse, raga, perché poi va a finire che le altre mosse non attaccano. Comunque, comando urto e soprattutto la Pippa stendono questo Milotic. E poi un Sableye. Sableye che ci ho messo tipo secoli a capire che non era Sableye, come lo pronunciavo io da piccolo, ma... Ok, io prego qualche dio nella vita. Che culo, che culo. Pregare serve. Hashtag pray for merda. No, non devo lanciare troppi hashtag che poi va a finire male. No, dolce bacio le palle. Volo, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. No, devi morire prima. Graffio di tipo acciaio non mi fai nulla. Volo e in teoria mo dovresti salutare il popolo italiano. Ole, perfetto. Mi prude l'orecchio. Dopo questa informazione che vi interesserà sicuramente. Sei un figlio di puttana. Diciamocelo. Diciamocelo, avvocato. No! No, devi fuggire, Trottola, devi fuggire. Ok, perfetto. Curiamolo perché è a vita arancione. Olè, siamo a 9 minuti più quelli di prima, quindi saremo circa 12 minutes. E qua è uno strumento. Un vigor cerchio. Io trovo solo questi in questa serie. Perfetto. No, ma mi fa piacere. Tu non mi sfidi, vero? No, no, ma va, non sarei mica così puttana. Puttano. Ah, Creepy, avresti un secondo? In realtà no, 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 no. Lo odio sto posto, quanto fa schifo, raga. Allora, molto velocemente però. Belli sti Dirling. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Dalle parti di Forte Brezza è diventato freddo, ma chissà per quale motivo. Sarà mica per Cure. Ah, ok, perfetto, me lo stavo giusto chiedendo all'inizio di questa parte. Ottimo, poi magari, raga, dopo con questo... Ok, perfetto. Dicevo, no, ma lo so che è un Darling molto speciale, ma non ho voglia di prenderlo, sinceramente, anche perché non è randomizzato. No, stavo dicendo qualcosa di sensato, forse riguardo a Kyurem e al fatto che è legata a questo crollo di temperature, è legato proprio a tale figura pokemonesca. Questo ascende in neve e non è la prima volta che lo incontro. Tra l'altro, io ti faccio idropompa. No, attacco X, no, però. Idropompa muori, vero? Trottola si vendica contro tutti. Attenzione, qua c'è uno strumento. Vediamo un po'. Rosico, perché non posso utilizzarla. Cenere magica. Cenere magica che, raga, era uno strumento. Cioè, uno strumento della Madonna, la cenere magica. Praticamente, per chi non lo sapesse, ti cura tutta la squadra. Cioè, ti revitalizza tutta la squadra. È un revitalizzante per tutti. Questa però è una crazy lock, quindi mannaggia a te. Ok, Webster Bike. Ho notato che un sacco di personaggi qua si chiamano Webster, quindi boh, non lo so. So cosa dire. Magari volevano chiamarsi Webstar e hanno sbagliato, volevano fare dei video un po' di merda. Picchia duro, muori. Olè, perfetto. Ci siamo chiariti. E poi
poi lui la pippa proprio doveva mettere in campo, quello scalzo, eh. No, barriera te la spacco in faccia la barriera. Gli ho fatto male, però mi dicono dalla regia. Sì, certo. Adesso gli devo ficcare il cazzo in bocca oppure può morire prima. Forza. Barriera, no, ferma. Vero, devo trovare una mossa speciale. Il succo è questo, ok. Forza mi sembra abbastanza affidata. Oddio. Vabbè. Spara fuoco. Tu lo reggi, vero? Sì. Svegliati, trottola, ti prego, dai. Non puoi fare così. Questo qua continua a fare sparafuoco. Tu ti devi... Se ti svegli e gli fai forza, gli fai malissimo. Non ha mosse offensive, sparafuoco. Ole, perfetto. Forza. Non mi fare spora. Ok, perfetto, bravo. Fai sparafuoco. Continua nella tua ignoranza a fare sparafuoco e muori. No, regge. Guardalo che fa. Ok. Ho sempre sostenuto che fosse stupido. Qua ne ho avuto la conferma. Livello 35 per Trottola, che diventa il più forte della squadra, da più debole che era. Hashtag revenge. No, mi sto prendendo troppo bene con sti hashtag. Ne sto lanciando troppi, poi la gente mi picchia. Allora, qua direi che... savi occhiali, gli occhiali di Salvini, signori miei. Cosa fanno i savi occhiali? Non sapevo neanche che esistessero. Ok, ok, sì, benissimo. Comunque, raga, ho trovato anche il bitorzo l'elmo, che darò qualche Pokémon alla fine di questo episodio. L'ho trovato nell'antico sentiero. E qua abbiamo... Ok, no, questo qua è un Fungus, se non ricordo male, perfetto. Fungus dal quale scapperò tatticamente, perché New 3DS XL può scappare da qualsiasi cosa. Soprattutto fa scappare tutti, perché è un mito. Ryorn, ok, no. Stavo pensando se fosse una cattura per qualche strano motivo. Comunque penso che stiamo per arrivare alla cava pietra elettrica con relativo anticipo rispetto alle mie previsioni. Di conseguenza, Celebi, perché tanto non potete mettercelo sul Galeo Lunala? Dove sono i Tapu? No, dicevo appunto, prima che Celebi facesse la merda e facesse Prassiseme, che probabilmente a sto punto farò anche la cattura all'interno della cava pietra elettrica, così da allungare un po' il video. E magari se è anche un Pokémon che si può evolvere, vi faccio vedere il grinding nel quale lo evolveremo. Questo dipende sostanzialmente da che Pokémon troveremo alla fin fine. Perché magari se troviamo un Pokémon tipo Caterpie che si evolve, vi faccio vedere tutto. Ok, sto morendo più del dovuto, va bene? Calma, iperpozione. Iperpozione su New 3DS XL, questo Marshtomp qua deve fare fuoco blu. Vero che non mi fa male? Porca troia, è super efficace. Allora, Mazzulegno dovrebbe buttarlo giù secondo i miei calcoli. No, sbigo attacco di merda, no, eh. Mazzulegno vai giù, ok, perfetto. Subiamo un po' di contraccolpo, ma la cosa buona è che abbiamo vinto, signori miei. La cosa che conta è che l'abbiamo portata a casa. Un'altra iperpozione, tanto poi al massimo, raga, alla fine di questo episodio vado a fare scorte per la cava pietra elettrica. Che ricordo, nello scorso episodio, nella scorsa Crazy Lock, perdonatemi, aveva fatto un po' una strage perché ci aveva aperto di botte. Forse dovrebbe essere la cava pietra elettrica. Ci aveva ucciso. Sì, era morto a Bobasnow. E forse Klink. A Bobasnow e Klink. Tra l'altro sono tutti morti nel piano nel quale poi si poteva trovare Tinamo nei giochi originali. E la cosa mi ha fatto venire l'ebola alle mani. Crocodile, raga. Questo qua è uno dei migliori Pokémon di quinta generazione mai creati, secondo me. Ditemi un po' cosa ne pensate di lui. Io penso che sia morto. Comunque. Livello 35 anche per New 3DS XL. E livello 35 anche per la mia dislessia che mi porto avanti da troppo tempo. Allora... Tu dovresti essere uno strumento bello, invece sei un PS su schifoso. Perfetto. Proseguiamo. Questo è Virizion, se non ricordo. Cobalion. Wow, che bella questa animazione. Questo sarà probabilmente lo screen della miniatura. Wow. E se ne va. E ora dovrebbe arrivare il vecchietto che stava... Ah no, è il saggio del Team Plasma. È Ross. Che strano verso, che Pokémon sarà mai. Ecco Cobalion, il Pokémon leggendario, te ne avevo già parlato, non ricordi? Oh, Cobalion, che aspetto solenne.
Si racconta che Cobalion, Virizion e Terrakion apparvero per la prima volta per proteggere i Pokémon da una guerra scatenata dagli uomini. Non ci poteva essere pace per i Pokémon se gli esseri umani continuavano a combattere. I tre Pokémon avevano capito che le azioni degli uomini avrebbero causato la perdita di un numero enorme di vite. Ciao, ci sono anch'io. Eppure, quello che non capisco è come mai sia riapparso ora. Forse dopo quello che è successo con il Team Plasma 2 anni fa, sta tenendo d'occhio la regione di Unima perché ha intuito qualcosa ed è preoccupato per la sicurezza dei Pokémon. Non avrà avuto un presagio di sventura. È davvero inammissibile. I piani malvagi di Gekis sono ancora in pieno svolgimento. Chissà chi starà cercando di persuadere a unirsi a lui in questo momento. Sarà un caso che Cobalion sia apparso proprio davanti a te. O forse ha scelto proprio te per aiutarlo a sventare il pericolo che incombe sulla regione di Unima. Io Cobalion non lo voglio, cioè è un Pokémon che mi fanno abbastanza schifo, sinceramente. Sia lui che i suoi amichetti. Penso che sia il trio di cani leggendari peggiore. Ora non vorrei aver bestemmiato contro la vita di qualcuno, però sì, lo faccio. Ok, tu mi curavi infatti, mi sembrava. Perfetto, allora ci curiamo i Pokémon, siamo a 17 minuti, tu mi sfidi? Cosa fai? Hai un'utilità nella tua esistenza misera, no? Allora, se non ricordo male, da quella parte lì c'era... mi ricorda qualcosa questo Burmy. Via. Doveva esserci uno strumento e invece c'è un fottuto Ranger. Ok. Tutto nella norma. Regirock, basta leggendari, non ne posso più. Ne ho incontrati 3 nell'antico sentiero fuori parte, 3 in parte. Cioè, dai, megacorno. Questo potrebbe far male, invece no, perché Adamo Buono è un eroe. Non come John Frog, che rivorrei anche in questa serie, gentilmente. Però, è comunque tanta roba. Raga, vi giuro che se dovessi ritrovare merda in questa serie potrei esplodere, cioè faccio veramente saltare in aria la casa, mi arrivano le raccomandate dal Vaticano proprio. Cynthia, vai, Roselia. Roselia contro Cynthia, Ventargenteo. Ventargenteo vai giù, vero? No, no, decisamente no. Caduta Massi. Vai giù con Caduta Massi. C'hai le difese dell'esercito romano, cosa c'hai? Una legione al posto della difesa. Ok, ho capito che mi devo boostare con Ventargento, altrimenti qua non ne usciamo più. Altrimenti io ho botta, però. Cioè, infatti, non ti faccio nulla, ti accarezzo, altro che botta. L'acerboso, tu fai ancora peggio di me, fai schifo. Dai, boostati con sto Ventargento, mannaggia a te, Cynthia, lo fai sempre contro i selvatici che non serve a nulla. Ah, ok, brutto colpo, lo apprezzo. Botta. E, vabbè. Dai che tra un po' devo andare ad aprire i regali di Natale, grazie. Olè, possiamo proseguire, tanto qua abbiamo capito che cosa mi darai mai. Una bacca pesca, raga, mi sento importante. Via, ok. E qua non c'è nulla di particolare? No, siamo arrivati. E a sto punto, raga, io entro, faccio la cattura e stoppo l'episodio, sperando di non incontrare nessun losco figuro. Quindi io ho paura a muovermi, la cattura la faccio proprio qua, cioè. Sono tentato, sono attratto. No, no, ok, con quella lì ci parliamo alla fine nel prossimo episodio, raga, io ve lo dico. Trovalo sto Pokémon, mannaggia a te. Perché non lo trovi? Ok, chiudo gli occhi. Urkujuda, no, questo qua lo conosco sto verso. Lo conosco, è un cane tipo. Porygon 2. Non è un cane innanzitutto. Porygon 2, ok. C'è acceleratore come abilità. Godo. Ok, acceleratore come abilità è davvero buona. Porygon 2. La mia domanda è: dovrebbe evolversi normalmente? Cioè, in teoria, tipo acqua nel frattempo, non dovrei avere problemi ad evolverlo in Porygon Z. Perché dovrei aver randomizzato il tutto. Se non sbaglio. In particolare, tutti i Pokémon dovrebbero raggiungere il loro livello finale a livello 40. Se non ricordo male. Quindi, nulla, raga, mi informerò. Comunque, l'episodio di oggi termina qua. Anzi, no. Prima andiamo al centro Pokémon di Libecciopoli, che tanto ci sarei andato comunque. Se solo mi ricordassi che io ho insegnato volo, alla Pippa ovviamente. E andiamo a vedere i nostri 2 nuovi Pokémon che faranno ovviamente le riserve, non ve lo sto neanche a dire.
Però andiamoli a vedere perché comunque potremmo già farci un'idea su che tipi di Pokémon sono. Quindi curiamoci i Pokémon e andiamo subito al PC. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace, a passare dai social, mi raccomando signori miei, Instagram è davvero davvero importante e soprattutto è il mio social preferito in questo momento, quindi mi raccomando. Allora abbiamo già Glammiao e Yanma, abbiamo Furto, Terremoto, Rotolamento, Capocciata. Questo ha delle statistiche... Beh, non sono malacce in realtà. Buon attacco, buone difese, soprattutto la difesa fisica. Velocità accettabile, questo qua potrebbe essere interessante. Mentre Porygon... Ok, allora, gli fai un pistolacqua e muore. Però questo qua secondo me, raga, è tanta roba. Se gli dai delle altre mosse, ovviamente. Però è tanta roba sto Porygon. Che potrebbe, potrebbe essere la riserva principale, mentre gli altri li avevamo già visti. E sì, Glammiao l'avevo portato al 30 perché volevo vedere se si evolvesse al 30, ma alla fine evidentemente non l'ha fatto. E nulla, questa volta sì, l'episodio è finito, quindi vi rinvito ancora una volta a lasciare un mi piace, commentate rispondendo alla domanda del giorno, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, passate dai social e Instagram in particolare, ma anche il gruppo Telegram. E noi ci becchiamo in un prossimo video!